Eder. Mac. Pallister. Oggi vi raccontiamo una storia che, purtroppo, è segnata da una profonda tristezza, ma al tempo stesso trabocca di amore. Questa è la vicenda di Michela Bucci e Salvo Turicaleca, una giovane coppia, lei originaria di Cagnano Varano in provincia di Foggia e lui di Torrenova, un comune del Messinese. La loro esistenza è stata tragicamente interrotta il 10 agosto, a causa di un incidente stradale, lasciando dietro di sé due bambine molto piccole. Nicole, che ha solo 5 anni, ed Emily, di appena un anno. Queste due piccole rappresentano un bene prezioso da custodire, amare, proteggere e accompagnare nel loro percorso di crescita. Un compito che ora spetta a tutti noi. La perdita di Salvo e Michela ha toccato profondamente tutti noi di Cime di Puglia. In questo momento così difficile, sentiamo il dovere di fare qualcosa di concreto per le loro bambine, che erano il centro del loro mondo. Per questo motivo, congiuntamente, ci uniamo in un abbraccio che idealmente si estende dalla Sicilia, passa per Roma e giunge fino alla Puglia, per chiedere a chiunque di considerare una donazione. Ogni piccolo gesto può contribuire al futuro delle bambine, agli studi e alla vita che i loro genitori avrebbero desiderato per loro. Per raccontarvi meglio l'inizio di questa storia, ci affidiamo alle parole di Florinda Colella, la presidentessa di Cime di Puglia, che ha condiviso una testimonianza toccante. È una narrazione che potrebbe risultare un po' lunga, ma l'amicizia, quella vera, richiede un ampio respiro e molte parole per essere espressa al meglio. Michela era una cima di Puglia speciale. Era una sorella, prima ancora che un'amica. Lo devo a lei, lo devo a noi. Ho conosciuto Michela nel 2005, in un edificio fatiscente, dove i colori predominanti erano il grigio e il rosso. A noi, come a tanti altri, non erano destinate camere moderne e sicure. Invece, ci toccavano porte che si aprivano con una scheda telefonica, tapparelle bloccate a metà e, se eri fortunato, potevi dormire in tre nella stessa stanza. L'odore di caffè, tabacco e minestrone pervadeva i piani, e spesso eri costretto a salire a piedi, perché l'ascensore si bloccava continuamente. Eppure, ci sentivamo privilegiate, e quel posto lo abbiamo difeso con i denti, era il nostro personale Beverly Hills 90210. Michela è stata la prima ad accogliermi nello studentato. Mi chiese se avessi mangiato, e subito riconobbi un accento familiare. Sei pugliese? Le chiesi. Mi rispose. Di Cagnano Varano. E per assonanza, mi lanciai in un gargano? Sì, in provincia di Foggia. Avevo appena appreso qualcosa di nuovo. Del resto, mi ero trasferita a Roma per studiare. Da quel momento, Michela è entrata nella mia vita e non ne è mai uscita. Io e Michela parlavamo la stessa lingua. Umiltà, sacrificio e determinazione. Per questo, e per un affetto smisurato, ho fatto in modo che, una volta tornata dall'Erasmus in Spagna, mi raggiungesse in quella che poi, per 6 anni, è diventata la nostra casa in affitto. È lì che è nata la nostra sorellanza. Abbiamo condiviso tutto, dalla famiglia agli amici, dalle gioie ai dolori, cambi di look, risate e lacrime. Se non ci fosse stata Michela in certi momenti, non ce l'avrei fatta. In quella casa, la porta si apriva con le chiavi, ma era sempre aperta per chi avesse bisogno di noi. Come ogni sorellanza che si rispetti, ci sono state anche incomprensioni, ma Michela aveva un modo tutto suo di risolvere i conflitti. La sua risata contagiosa riusciva sempre a sciogliere le tensioni, e il suo abbraccio sincero era capace di far sentire meglio chiunque si sentisse giù. Era una persona in grado di vedere il buono negli altri e di incoraggiarli a fare del loro meglio. Questo suo spirito positivo era il motore che muoveva anche noi, le sue amiche. Michela e Salvo si sono innamorati, e la loro storia d'amore è stata una festa continua. Ogni volta che eravamo insieme, si percepiva la loro complicità e il loro affetto. Ricordo le serate trascorse a chiacchierare e ridere, a condividere sogni e progetti. Salvo era un uomo straordinario, un compagno perfetto per Michela, e insieme hanno creato una famiglia meravigliosa. La nascita delle loro bambine è stata un momento di pura gioia.
Nicole ed Emily sono state accolte in un ambiente pieno di amore, e Michela e Salvo erano genitori fantastici. Ogni volta che li vedevo insieme, mi veniva da sorridere, erano il riflesso della felicità. Michela parlava sempre con orgoglio delle sue bambine, della loro crescita e dei piccoli traguardi quotidiani. La loro vita era un viaggio, e ogni tappa era celebrata come una vittoria. Poi, quel tragico giorno è arrivato. La notizia dell'incidente ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Non riuscivo a credere che Michela e Salvo non ci fossero più. Il dolore è stato straziante, e il pensiero delle loro bambine, così piccole e innocenti, ha reso la situazione ancora più insopportabile. Come potevamo andare avanti senza di loro? Come avremmo potuto consolare quelle due piccole anime che avevano appena iniziato a vivere? Ora, più che mai, è il momento di unirci e di dimostrare che l'amore che Michela e Salvo hanno condiviso non finisce con la loro scomparsa. Dobbiamo far sì che il loro ricordo viva attraverso le loro bambine. La comunità ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita di Michela e Salvo, e ora è il momento di fare la differenza per Nicole ed Emily. Ogni donazione, ogni gesto di vicinanza, sarà un modo per onorare la loro memoria e per garantire un futuro sereno alle piccole. Insieme, possiamo costruire una rete di supporto attorno a Nicole ed Emily, affinché possano crescere con l'amore e i valori che i loro genitori avrebbero voluto per loro. Facciamo in modo che il legame che ci unisce possa trasformarsi in azione concreta, perché queste bambine meritano tutto il nostro sostegno e affetto. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo gesto di solidarietà, contribuendo con una donazione al conto dedicato a Nicole ed Emily. Ogni euro raccolto sarà un passo verso un futuro migliore per loro, un modo per far sentire il calore di una comunità che non smette mai di prendersi cura dei propri membri. Insieme, possiamo fare la differenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.